Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi vi mostrerò come mettere gli shader su Roblox in modo che diventi da così a così. E tutto, potete trovare tutto ciò di cui avete bisogno nella descrizione qui sotto. Perciò la prima cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è chiudere l'app di Roblox. E questi shaders funzionano soltanto sul computer, ma non un computer qualsiasi, perché la cosa più importante è che tu abbia la scheda grafica Nvidia e la velocità del tuo computer, in modo che quando giochi non rallenti. Per prima cosa dobbiamo andare su Google e cercare Nvidia Experience, cliccare scaricalo. Io ce l'ho già, quindi non serve che c'è bisogno che lo scarichi di nuovo. Una volta installato, vai su impostazioni e qui devi abilitare queste opzioni. E boom! Chiude le app. Ora il prossimo passo è, dobbiamo scaricare Blockshade. Sì ragazzi, lo potete trovare il link in descrizione. Fare clic su collegamento e una volta nel sito dovete cliccare su questo link. È la versione aggiornata di Blockshade. Ora scaricala. Di nuovo, io ce l'ho già, quindi non ce n'è bisogno. Una volta scaricato basta fare doppio clic su file e qui non preoccuparti, perché tutto quello che devi fare è cliccare su ulteriori informazioni. Non c'è nessun virus, ragazzi, non preoccupatevi. Una volta fatto clic vai su esegui comunque e fai clic su sì e boom, ora è configurato Blockshade e tutto ciò che dobbiamo fare è fare clic su installa. E dopo aver finito di installarlo, avete tutte queste opzioni qui, ragazzi. La domanda è, le installo? Ovviamente, devi installare tutto. È questo che si chiama preset su Blockshade, che puoi utilizzare una volta entrato in un gioco di Roblox. Ora, dopo aver installato tutte queste preimpostazioni, chiudi queste schede e apri Roblox. Siamo qui su Roblox e noti che non è cambiato nulla. Tutto quello che devi fare è fare clic su Alt più Z sulla nostra tastiera. Andiamo su filtro di gioco ed eccolo qui. E qui trovate tutti i preset che abbiamo installato prima. Proviamone uno, diciamo questo qua. Ecco qua, ragazzi, ora avete gli shaders per il tuo Roblox. Non mi piacciono molto questi preset perché hanno troppo effetto, voglio solo semplicità, perché non voglio esagerare, ma un esempio, perché troppa lucentezza potrebbe influenzare il tuo gioco e credetemi ragazzi, soprattutto se il tuo computer non ha i requisiti massimi. Ma non preoccuparti, più tardi mostrerò il mio preset preferito. Ci sono molte opzioni qui ragazzi, quindi dipende dalla vostra preimpostazione che volete usare. Ma tieni presente che qui si può usare soltanto uno, quindi una volta deciso di usarne un altro, tutto ciò che devi fare è chiudere il primo preset e scegliere un altro. Ok ragazzi, proviamo ad andare su MM2 qui, proviamo a giocare, magari se ci sono qualche cloetti o amici. Entriamo. Ok ragazzi, siamo entrati. Oddio che bello! Guardate ragazzi, qui ci sono alcuni cloetti, quindi direi anche di salutarli. Ciao! Guardate qui ragazzi, che bello! Nel pavimento qui o nell'erba ci sono tutti i riflessi del cielo, che a quanto pare è scuro, ma guardate quanti ci sono! Wow, anche un criceto gigante! Proviamo a giocare un po' con loro, vediamo come sarà, in una mappa voglio vedere com'è. Quindi aspettiamo per la prossima partita. Ecco qui ragazzi. Vabbè, io non c'entro, altrimenti avrei giocato bene. Perciò guardate qui, nel soffitto possiamo vedere noi che camminiamo, però sotto sopra. E poi nel pavimento si vede tutto il riflesso del soffitto. Quindi diverso, capito ragazzi? È davvero bello. Però questo qua non è il mio preferito. Dovete vedere il mio preferito, che ve lo farò vedere dopo. Oddio, la Marder. Comunque, mi hanno ammazzata. Perciò adesso andiamo con il prossimo gioco. Proviamo anche su Dress to Impress.
Quindi andiamo qui, guardate che bello, il nuovo aggiornamento è strabello, anche perché è verde, è il mio colore preferito. Oh, eccolo qui. Stiamo entrando. Ah, siamo nell'intermittenza. Molto bene, per farvi vedere anche com'è in giro. Si vede il soffitto e anche tutte le scritte che mi stanno sullo schermo. Guardate qui. Oddio, è strano, perché poi ci sono gli avatar che sono letteralmente normalissimi. Poi arriva il pavimento e voglio vedere anche il soffitto. Ma guardate qui che bello. Bellissimo, ragazzi. Vorrei provare a fare una partita qua, però adesso vi farò vedere le altre cose. Ok, ragazzi, andiamo a cercare Brookhaven. Oddio, mi è partito una roba sfocatissima. Andiamo in un server pubblico. Wow. Ok, allora io già posso vedere tutto il pavimento e le scritte che vanno sul pavimento, perché c'è un riflesso bellissimo. Però guardate il cielo, è bellissimo e fa una bellissima combo con questo tipo di tema, ragazzi. E soprattutto per il prossimo video, forse, se volete, vi farò anche vedere come cambiare il cielo sui giochi di Roblox. Guardate che bello, una bellissima combo. Guardate che bello, ragazzi, proprio bellissimo la galassia. Oddio, quello là sembrava un lupo. Però poi se noi guardiamo su, tipo da questa parte, cioè tipo la luna, che sembra un sole però bianco. Davvero bello, davvero bello. Perciò, ragazzi, io vorrei anche provare a prendere un veicolo per vedere com'è. Okay. Oddio, è stralucente! Vedo tutti i comandi della macchina. Però è strabello. Sembra tipo che ho passato i miei giorni a lavare questa macchina. Adesso sembra un bellissimo specchio. Sì, mi stava per arrivare quella macchina addosso. Torniamo indietro un po'. Ma che bello, ragazzi. Come ho detto prima, non tutti i preset funzionano. Dipende dal computer che stai utilizzando. Ora è il momento di rivelare il mio preset preferito. È da qualche parte qui. Eccolo qua, il mio preset preferito, si chiama Sense Influencer, molto semplice, non molto brillante e non influisce sul mio gioco. Guardate la differenza tra le preimpostazioni che ho usato prima, ma tutto dipende da voi, ragazzi, ci sono moltissime opzioni tra cui scegliere. Finiamo qui il video, io spero che a voi vi sia piaciuto, che voi possiate provare questi effetti di Roblox. Perciò noi, ragazzi, mi sa che ci possiamo anche salutare. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e mettere like a questo video e farvi sapere se volete sapere come cambiare il cielo sui giochi di Roblox. Perciò alla prossima, ciao!